pomeriggio a tutti, benvenuti, saluto con vero piacere le autorità presenti in sala, la consigliera regionale Marietta Di Dei, la presidente della Fondazione Caricip e del Consorzio del Polo Universitario di Civitavecchia, Gabriella Sarracco, che ringraziamo anche per l'ospitalità in questa sala convegni della Fondazione. I rappresentanti della Capitaneria di Porto, il comandante Pasquale Marino e il presidente dell'associazione Mare Nostrum, Sandro Calderai, che vedo che è distratto. Io prima di iniziare però vorrei invitare qui al microfono per i saluti la Gabriella Sarracco, presidente, per cortesia. Grazie. Buonasera, soltanto un saluto, veramente un saluto a tutti e un ringraziamento a Gianni Insolera che attraverso il suo libro, che io ho già avuto modo di poter scorrere, ci dà oggi la possibilità di venire a conoscere una persona che è stata finora poco conosciuta nella nostra città, ma che invece ha dato molto, sia da un punto di vista religioso, da un punto di vista come possiamo dire, fece arrivare i Cavalieri di Malta, quindi da tanti punti di vista. Oltre a questo personaggio ce ne sono anche altri che ancora poco conosciamo e mi auguro che questa sera si inizi a farci conoscere, mi invito a Gianni, ad altri scrittori, a poterci far conoscere tutti coloro che hanno dato un qualcosa di importante alla nostra città. Buon ascolto a tutti e grazie a tutti. Grazie Gabriella, salutiamo anche l'assessore del Comune di Civitavecchia, Cinzia Napoli, grazie di essere qui. E salutiamo quindi i nostri ospiti, il professor Giovanni Insolera, di cui appunto stasera presentiamo il libro, e Fabrizio Barbaranelli. Allora, come prologo abbiamo organizzato volentieri l'iniziativa di oggi, in primis perché con Giovanni, col professor Insolera, avevamo già una collaborazione come prologo e quindi la vogliamo riprendere, anche abbiamo già pensato dei progetti futuri. E poi perché siamo particolarmente legati a Terenzio Collemodi, questo illustre cittadino di Civitavecchia che ha ricoperto in città ruoli importanti e soprattutto si deve a lui il ritorno delle reliquie di Santa Fermina, che nel 1647, dopo una domanda che lui ha inoltrato insieme al camerlengo Francesco Valvassore, ha ottenuto appunto il ritorno di queste reliquie e poi resse un sacello nella chiesa di Santa Maria dove lui stesso fu sepolto. Allora, qual è il legame con la prologo? Proprio attraverso le Santa Fermina, perché nel nostro corteo storico sono rappresentate proprio le figurazioni di questi personaggi, quindi Terenzio Collemodi, il camerlengo, Giulio degli Oddi, quindi e vari nobili dell'epoca e capitani di porto, eccetera. Quindi il nostro corteo è una rappresentazione storica. Questo ci ha consentito di ottenere il riconoscimento di merito da parte della Regione Lazio e l'inserimento nell'albo delle rievocazioni storiche dell'albo regionale. E questa è una cosa che ci ha riempito di grande soddisfazione. Tra l'altro vedo qui Elisabetta, che è la nostra responsabile della sartoria, e quindi già abbiamo ripreso le attività appunto per prepararci al prossimo corteo della processione solenne in onore di Santa Fermina. E poi c'è anche un altro motivo per cui siamo qui, perché tra i festeggiamenti in onore di Santa Fermina rientra a pieno titolo quello che è il Palio Marinaro, il Palio dei Tre Porti, a cui la Prologo sta collaborando con l'associazione Mare Nostrum, che è appunto l'organizzatrice di questi pali. Quindi tra le diverse marinerie rappresentate ci sarà quest'anno anche un equipaggio proveniente da Malta. Ma a questo proposito inviterei qui il presidente della Mare Nostrum 2000, Sandro Calderai, proprio per dirci due parole sulle prossime iniziative del quindicesimo Palio dei Tre Porti. Allora, come ha detto la Presidente della Prologo, noi della Mare Nostrum 2000 collaboriamo a questo evento, che è il primo di una serie di eventi e appuntamenti appunto intesi a testimoniare la importante presenza dell'Ordine dei Cavalieri di Malta a Civitavecchia.
ma anche per sviluppare un'accoglienza che sia diversa, cioè che vada oltre il gesto sportivo in acqua. Il giorno 23 aprile prossimo 21 di un equipaggio, appunto diceva la Presidente, di un equipaggio di Malta che parteciperà al 15° Palio Marinaro dei Tre Porti, che è inserito nella manifestazione più ampia del Palio Marinaro Santa Fermina 2023. Manifestazione che ormai da anni è inserita nel palinsesto per i festeggiamenti dedicati alla Santa Padrona, e quindi si svolge ormai da 15 edizioni, e quest'anno siamo molto felici di ospitare un equipaggio di Malta. Erano anni che andavamo un po' alla ricerca di questo contatto, non ci eravamo mai riusciti, finalmente questa volta lo abbiamo fatto. È chiaro che ciò darà un taglio internazionale alla manifestazione e al Palio Marinaro dei Tre Porti, che nasce su ispirazione appunto dell'omonimo network portuale Civecchia, Fiumicino e Gaeta, ma che poi negli anni è diventato open, è una gara interregionale, ma ci consente anche di sviluppare un discorso che diciamo è una tradizione che è molto ben ricordata da parte della BAT nel 1710, quando un equipaggio di Malta appunto vinse la corsa di Etelughe di allora, ed è una tradizione che poi è stata ripresa proprio dal professor Giovanni Solera in un articolo di un inserto speciale su Santa Fermina, è uscito sul quotidiano dell'opinione di allora, che inserto io custodisco ancora e che negli anni ci ha ispirato notevolmente. Quindi io ringrazio a tutti, devo essere un po' serio, quindi appuntamento a tutti quanti al Palio Marinaro di Santa Fermina, che ci sarà il 22 e il 23 di aprile prossimo 21, ma anche agli eventi appunto a Corollario, il 20 alla Cittadella della Musica per la cerimonia di premiazione della donna del Palio Marinaro, e il 21 appunto la conferenza sulle testimonianze dell'Ordine Galleria di Malta a Civecchia, alla biblioteca del Porto di Michelangelo. Buonasera a tutti e grazie. Grazie Sandro. E allora adesso parola al professore e ai nostri amici Gino e Fabrizio. Fabrizio, a te. Ma questa sera presentiamo un libro importante, e lo dico non per un rituale scontato, lo dico perché questo è un libro che mi ha particolarmente colpito. Non è una frase scontata, i miei amici, molti che sono qui presenti, sanno che in questi giorni sono stato il più grande pubblicitario del libro di Giovanni, sostenendo che questo è davvero un libro, un contributo importante per la storia della nostra città. Lo dico con convinzione, chi avrà la voglia e chi solo ci può farlo di leggerlo si renderà conto quale patrimonio costituisce per noi, per le nostre conoscenze della città, questo libro. Avevo detto a Giovanni: mi dovrai consentire di dire due parole su di te. Mi ha detto di non farlo, ma naturalmente disobbedisco, perché ci sono alcune cose che vanno conosciute. Giovanni ha avuto vari incarichi nella nostra città, il principale dei quali è stato quello di curare l'archivio storico di Civitavecchia. L'archivio storico di Civitavecchia, dopo i bombardamenti del 43, era ridotto a un ammasso di documenti, di pezzi di carta, eccetera, sparsi in tre magazzini.
alla rinfusa. Forse ci farai anche vedere delle immagini di come era ridotto, diciamo, questa pozzaglia di documenti, patrimonio importantissimo per le ricerche della nostra, sulla nostra città. Giovanni presentò un progetto all'amministrazione comunale di allora, il progetto fu approvato e alla fine si chiuse in questi tre magazzini e cominciò a lavorare. Fece un lavoro straordinario. Alla fine l'archivio storico fu ricomposto, riorganizzato, catalogato, classificato ed oggi è a nostra disposizione. Non soddisfatto di questo, mise le mani anche sull'archivio notarile. Oh, la faccio breve naturalmente per l'economia del tempo che abbiamo. L'archivio notarile era gestito da un notaio, quindi praticamente era impossibile l'utilizzazione dell'archivio. Giovanni lavorò alla riorganizzazione dell'archivio notarile. Oggi abbiamo questi documenti che erano sparpagliati dappertutto, a parte l'archivio notarile comunque in mano a un notaio. Li abbiamo in due piani nella stessa struttura, a Piazza Calamatta, dove è possibile andare per i ricercatori studiare, ricercare, capire. Io stesso in varie circostanze ho utilizzato l'archivio storico di Civitavecchia, ma chi non lo ha fatto? Qui ci sono molti amici che sono studiosi anche delle vicende della città e sicuramente sono andati all'archivio storico. Spesso senza sapere, perché in questa nostra città abbiamo un vizio: se sei riservato non si sa quello che fai, insomma. La riservatezza è quasi un difetto invece di essere un pregio. Siccome Giovanni è persona molto riservata, di questo lavoro straordinario che lui ha fatto in città praticamente lo sanno pochissimi. Ebbene, è il momento che si sappia, questo libro che lui ha scritto ci dà testimonianza anche del lavoro che ha fatto e consentirà di conoscere meglio un nostro concittadino che si è prodigato e si sta prodigando così tanto negli studi, nelle ricerche sulla città di Civitavecchia. Questo glielo dovevo dire, lo dovevo, anche perché poi c'è una terza componente. Ha avuto anche un incarico dalla diocesi di Civitavecchia ed anche lì è riuscito a organizzare diciamo, l'archivio, la raccolta dei documenti della diocesi, che come è noto è sempre un altro patrimonio notevole di conoscenze. Detto questo, voglio aggiungere un altro elemento di riflessione e poi passerò al libro, ma sarò rapido. L'altro elemento di riflessione è questo: noi non dobbiamo fare l'errore di sottovalutare l'importanza della ricerca storica e del recupero della memoria della nostra città. Questo vale per tutte le città, ma noi stiamo a parlare di noi, siamo sufficientemente, come dire, provinciali, municipali per parlare di noi. Perché la memoria storica della città è un bene prezioso per la comunità. Per esempio questo libro di Giovanni, che è il risultato di queste ricerche e di quelle fonti, per esempio è un elemento fondamentale per farci capire come si è costituita la nostra comunità. E non è cosa da poco. Perché capire il passato significa, è una frase fatta, scontata, quanto volete, ma sempre efficace, capire il passato significa capire il presente e proiettarsi verso il futuro con maggiore capacità di capire, perché capire ciò che si è stati e ciò che si è fondamentale anche per guardare avanti. Quella che si chiama normalmente l'identità di una comunità. Una comunità ha sempre bisogno di avere una identità. Quando non ha l'identità è una società che non tiene, una società che non regge, una società barbara, per molti versi anche incivile. L'idea della comunità è sempre un'idea di ordine, di raziocinio, di organizzazione, di civiltà, di cultura, eccetera. Ecco, noi nel 600 cominciamo ad essere una comunità. E Terenzio, di cui parleremo questa sera, Terenzio Pollemodi, è un elemento cardine nella costituzione della nostra comunità. Questo è il suo principale merito. Adesso vedremo anche come arriva a dare questa dimensione e questa fisionomia alla comunità. La memoria,
Guardate, sulla questione della memoria, mi fa piacere che ci sia l'assessore, la rappresentante dell'amministrazione comunale. Sulla questione della memoria abbiamo tutti grandi demeriti. La guerra ha fatto grandi danni, ma anche l'incuria degli uomini e delle donne ne hanno fatti tanti. Io stesso, quando guardo la mia esperienza da amministratore, anche se avevo un assessore alla cultura straordinario, che amo qui ricordare perché era il fratello di Giovanni, Alfin Solera, io mi dico se abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Io mi chiedo se abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Cito un esempio e poi passo rapidamente al libro. Rendiamoci conto, è una questione che abbiamo segnalato molte volte, che qui a Civitavecchia, in collezioni private importanti, abbiamo patrimoni raccolti nel corso dei decenni inestimabili. Ne cito due. Di due nostri cari concittadini che sono morti, uno Odoardo Toti. Desiderio di Odoardo Toti era quello di consegnare al comune di Civitavecchia tutto quanto ha raccolto sulla città nel corso di decenni di lavoro. È difficile, lo so, non sono così, come dire, inconsapevole delle cose, ma dovremo trovare uno spazio per queste cose. L'altro, Silvio Serangeli, di cui il 26 ricorre l'anniversario della morte. Io ho avuto la fortuna di vedere la sua collezione, una collezione sempre di cartoline straordinaria, straordinaria, un patrimonio inestimabile. I figli non sono sempre come i genitori. I figli magari prendono altre strade, altri interessi, fanno altre cose e magari si disinteressano di ciò che i genitori hanno raccolto nel corso della loro vita. Lo dico anche come testimone diretto. Io, l'archivio di mio padre, ho assistito forse alla sua, come dire, non voglio usare termini forti, insomma, al suo dissolversi negli anni, soprattutto quando stava male, naturalmente, e oggi ci sono molte poche cose a disposizione. E di questo mi dispiaccio, ma io ho fatto altre scelte, come mio fratello abbiamo fatto altre scelte. Ma questo vale per tutti, questo vale per Toti, vale per Serangeli, vale per altri, io so, correnti che ha una sorta di fissazione su questa questione. Dice, ma quello che io ho, quello che ho raccolto, ma che fine farà? Che fine farà? Noi dovremmo rispondere a questa domanda. Che fine faranno queste collezioni? Dove avremo la possibilità di renderle fruibili per tutta la collettività, per tutta la comunità? Ecco, voglio solo sfiorarla questa questione perché l'occasione è adatta per questo, però è uno dei grandi temi che abbiamo a disposizione. Non disperdiamo tutte queste cose, perché da queste cose viene fuori la nostra immagine, la nostra sostanza, il senso di ciò che siamo. E se mai ne volevamo avere conferma, il libro di Giovanni Insolera è la più evidente testimonianza di tutto ciò, di come sia necessario fare questo lavoro. Lui l'ha fatto utilizzando i mezzi che aveva, utilizzando l'archivio storico, l'archivio notarile, l'archivio diocesano, eccetera. Ed è venuto fuori un materiale che vi invito a leggere davvero perché è straordinario. Di che si tratta? Rapidamente, e poi lascerò a Gino, il quale lascerà a Giovanni, e poi lasceremo a tutti voi, naturalmente, per quelli che vorranno dire qualcosa. Di che si tratta? È un romanzo. Può sembrare strano che sia un romanzo. In genere, quando si parla di queste cose, si pensa che sia un libro di storia, sulla città di Civitavecchia, quindi un contributo storiografico, eccetera. È questo, ma è un romanzo che io non saprei neanche come definire, per la verità, ammesso che debba dare una definizione a un romanzo. Però è un romanzo che parla di Terenzio Collepalti. Io vorrei onestamente domandare qui ai presenti chi ha sentito nominare Terenzio Collepalti. Io credo che forse uno o due alzeranno... Terenzio Collepalti. Io credo che uno o due potranno alzare la mano. Non credo che sia un personaggio conosciuto. A
Altra domanda. Chi conosce la storia del 600, del 1600 nella nostra città? Buio pesto sicuramente. Chi conosce la storia di Santa Fermina, allora Santa Ferma? Come si afferma questa santa, perché si afferma, perché diventa la nostra patrona, eccetera. Bene, le risposte le troviamo tutte nel libro di Giovanni. E non sono risposte di poco conto. Questo Terenzio venne a Civitavecchia all'età di 20 anni e venne dal Cilento. Aveva dei possedimenti, ma non era roba, voglio dire, particolarmente ricca. Aveva questi possedimenti, però in una zona fortemente degradata dal punto di vista economico, vende tutto e viene a Civitavecchia. Viene all'età di 20 anni, fissate bene questa età, perché è importante. Viene in una realtà, che è una realtà per molti versi allucinante, lasciatemi dire. Il libro di Giovanni ci dà dei dati della demografia della nostra città. Nel 92, quando arriva a Civitavecchia Terenzio, il sale, poi si faceva anche sulla distribuzione del sale, il conto delle anime presenti in una città, viene distribuito a 142 capifamiglia. Fatevi il conto e guardate quanti eravamo in questa città nel 1592. Nel 1632, sempre nel libro di Giovanni questi dati vengono forniti, siamo 546 anime. Questo siamo, 546 anime. Quando muore sono 1300 abitanti. Dico questo per dare la sensazione di quello che eravamo. Eravamo un borgo con il porto, anzi, un borgo nel porto. Questo eravamo, questa era la città in quegli anni. Un pugno di case, pochissimi abitanti e una realtà portuale importante. Lo Stato Pontificio, però, attribuiva a Civitavecchia una importanza di gran lunga superiore alla quantità degli abitanti presenti, attribuiva un'importanza strategica per il porto di Civitavecchia. Io vi leggerò solo queste 10 righe neanche del libro per dire la considerazione in cui lo Stato Pontificio, nel caso specifico Clemente VIII, teneva Civitavecchia. Dice Clemente VIII: Clemente VIII attribuì a Civitavecchia che, virgolette, tutte quelle cose che fa mestiero per guerra, un porto capace di ricevere navi et galere, una fortezza rivolta verso il mare che lo signoreggia tutto, baluardi et cortine tutte ripiene, onde si può dire che sia città inespugnabile, Civitavecchia, che sia una città inespugnabile. E la porta dello Stato ecclesiastico per poter in tempo di guerra ricevere soccorso da gran parte ed altresì darne agli amici. Questa è la considerazione in cui dallo Stato Pontificio viene tenuta Civitavecchia, malgrado che sia un piccolo porto. Poi Stendhal darà una descrizione che non si allontanerà tanto da questa, ma sono già anni diversi, ma anche allora eravamo un borgo, lui parlava di un villaggio di pescatori, anche allora degradato, eccetera. Quindi il porto è la leva fondamentale di questa piccola comunità. Che fa Terenzio in questa situazione? Terenzio è un uomo d'affari straordinario, nel senso cioè che ha un fiuto per gli affari che ha dell'incredibile. Viene a 20 anni e nel giro di pochi anni diventa la prima autorità militare della nostra città,
diventa, a lui parte con una spezieria, con la proprietà di mezza spezieria, socio con un altro, per una spezieria. Nel giro di pochissimi anni diventa l'uomo più potente di Civitavecchia. Nel campo militare, è la prima autorità militare della città. Nel campo commerciale, si occupa del grano, che allora era l'elemento centrale nella vita delle persone, si occupa del pesce, si occupa dell'allume di Allumieri, di cui oggi non parliamo più ovviamente perché le cave d'allume, ma che allora avevano un'importanza fondamentale. Io credo che fosse l'approvvigionamento maggiore d'Italia quello dell'allume di Allumieri, quindi voglio dire, sono parlando di una realtà molto importante. Sale tutte le gerarchie del potere. Questo fa Terenzio nel giro di qualche anno. Diventa potentissimo dal punto di vista economico, diventa l'uomo più potente della città. Ci diventa perché è bravo, perché capisce. Ci diventa perché un po' truffaldino lo è, imbroglia tutti, là dove c'è la possibilità, perfino i familiari, perfino il nipote. Quindi vuol dire, è uno che insomma non si fa scrupoli. Non si fa scrupoli di natura. E inoltre lo diventa perché trova i canali giusti con gli altri prelati dello Stato del Vaticano. Questo è l'altro elemento, che asseconda sistematicamente. Qui vado rapido, perché poi sarà in Solera a dare naturalmente anche i dettagli e a spiegare meglio queste cose. Che asseconda sempre. L'operazione politica per eccellenza è stata già detta da Gabriella e anche dalla Presidente della Ciaffi. È stata già detta, l'operazione politica per eccellenza è riuscire a trasferire le reliquie di Santa Fermina a Civitavecchia, da Amelia. Un'operazione straordinaria. Perché straordinaria? E qui torno all'idea di comunità, perché lui capisce una cosa che nessun altro aveva capito, che per organizzare una comunità è necessario avere, come dire, dei valori simbolici forti, intorno ai quali la comunità si deve riconoscere. E che cosa meglio di trovare la santa patrona e intorno a questo santa organizzare le iniziative popolari, le iniziative di massa, eccetera. Ma per avere questo bisogna avere anche degli elementi fisici. Lui fa una cappella nella chiesa di Santa Maria dedicata a Santa Ferma, riesce a ottenere le reliquie o parte delle reliquie di Santa Ferma a Civitavecchia, organizza una straordinaria iniziativa di popolo, di quel popolo che c'era allora ovviamente, cioè, intorno alla Santa, e costituisce dietro questi impulsi, naturalmente semplifico, diciamo, un'idea di comunità, di gente che sta insieme, di gente che adora la stessa Santa, che è in grado di conoscersi, di si conoscevano già, ma di adorare le stesse cose, quindi di avere valori comuni. È l'operazione politica più straordinaria che Terenzio abbia fatto. Oltre questo, Terenzio dal punto di vista umano è sfortunato, i figli, mi pare fossero quattro se non ricordo male, i figli muoiono, tutti, la prima moglie muore, vabbè qui non vi sto a dare i dettagli, non hanno nessuna importanza, rimane praticamente senza eredi. La sua eredità, il suo patrimonio straordinario lo dà alla Chiesa. E già c'è il giallo del testamento, Gino è l'esperto di gialli, quindi di questo magari parlerà lui, perché c'è il giallo dei due testamenti, voglio dire, che ci dicono anche di come sia truffaldino l'atteggiamento di Terenzio con le mogli. Lascia per testamento alla Chiesa, naturalmente questo gli comporta il consenso della Chiesa, eccetera, e fa una cosa in più, di cui non godrà perché muore prima: una parte della sua eredità andrà, per sua volontà, a realizzare la Chiesa di San Giovanni. E qui viene in ballo questo di Cavaliere di Matta, no? Cristina, di cui parlavi, di cui parlava anche il buon Sandro, eccetera. La storia dei Cavalieri di Malta, perché la chiesa di San Giovanni è una chiesa destinata
alla gestione dei Cavalieri di Malta, che in quegli anni hanno una funzione straordinaria. No, io mi fermo qui perché il libro mi ha talmente appassionato che rischio di farla troppo lunga e di risultare un po' prepotente, di quelli che si prendono il microfono e non lo mollano più, e questa è una delle cose che mi piace di meno. Però questo è il quadro del libro, quindi un quadro che ci dice tante cose sulla nostra realtà. È un romanzo, vi voglio dire, è scritto benissimo ed ha una coerenza stilistica che vi lascerà perplessi, anche perché non è il linguaggio di tutti i giorni, ed è raffinatissimo in questo suo linguaggio, è un romanzo. Vi dicevo già all'inizio, e finisco su questo, che romanzo è? È un romanzo storico? È un romanzo biografico? È un romanzo documentario? A me vi dirò che mi interessa assolutamente nulla di come lo vogliamo definire. Io voglio dire soltanto che è un bel romanzo e che vi invito a leggerlo, perché leggerete delle belle pagine di letteratura, ma leggerete anche il sale della storia della nostra città e della nostra comunità. Grazie per l'attenzione. Grazie Fabrizio per questa magnifica introduzione, penso che poi Giovanni avrà modo anche di dirti che hai quasi spoilerato il finale, ma va bene. Oh, spoilerato. Il giallista parla sempre di spoilerare. No, grazie. Allora, è un romanzo storico. È un romanzo storico che si colloca nella tradizione dei romanzi storici italiani. E in questo ringrazio Giovanni di avermi, tanto tempo fa, addirittura prima del Covid, fatto leggere prima le bozze, condiviso con me tante sue incertezze nel definirsi uno scrittore, no? Che Giovanni è questa cosa straordinaria, è un insegnante e lo resterà sempre. Io l'ho conosciuto quando ero un giovane studente del liceo Galilei e lui era un giovane insegnante, e già da allora parlavamo fra noi e raccontavamo la sua diversità intellettuale rispetto agli altri insegnanti. Perché Giovanni ti apriva le porte, ti apriva le finestre, ti faceva vedere veramente cosa c'è nei libri di storia, perché i libri di storia sono romanzi affascinanti, incredibili. È un uomo curioso, nel senso che ha una curiosità bambina straordinaria, meravigliosa, si appassiona in quello che ricerca, e questa è una cosa incredibile in chi fa storia. Ma questa sua incertezza nel definirsi uno scrittore, io glielo dico fin dall'inizio, ma non è vero, sei uno scrittore. Perché lui riteneva di essere un saggista, ed è un ottimo saggista. In tutte le sue opere precedenti abbiamo letto veramente con grande piacere la storia trattata in maniera saggistica. Ma qui diventa un romanziere. E questo romanzo si colloca in una linea narrativa ben precisa. Il nome sembra grande, no? Ma il nome è Umberto Eco. Dopodiché in Italia c'è Simone Sarasso. All'estero c'è Ken Follett, adesso in Italia c'è una giovanissima scrittrice che si chiama Bianca Garavelli, che tratta addirittura di Templari, e non mi dire abbassa, no? Poi leggerò dei brani e vedrai che capiranno quello che dico. È un libro scritto con grande sapienza, è un libro che ci dice che in questa città sta crescendo la cultura. Sta crescendo la cultura grazie a tante generazioni che si stanno intrecciando. Giovanissimi, di mezzo, generazioni mature. Qui vedo Nicola Porro, che ha scritto un altro libro bellissimo, oltre a tanti altri, un giallo molto molto bello, ambientato sempre e comunque nel territorio. C'è questa voglia di fare cultura, eccetera. E tu con questo romanzo, ci porti un qualcosa di nuovo che, come diceva giustamente Fabrizio, è il recupero della memoria e dell'identità di un territorio. Ora, il recupero della memoria e dell'integrità dei territori tu la puoi fare attraverso il romanzo storico, quello che si chiama docufiction. Ora, se non possiamo fare della docufiction a livello nazionale e internazionale, la facciamo a livello locale. E quindi questo territorio, che è ricco di storia straordinaria, questo territorio che è ricco di personaggi incredibili. Io non conoscevo Terenzio Collemodi, l'ho conosciuto grazie a Giovanni, e ho imparato a riderne, ad affascinarmi. Questa persona levantina, intelligente, furba, a volte arcaica, a volte estremamente intellettuale, capace di gestire un mondo che era molto complesso. Non pensate al mondo di oggi, ecco, quando vi avvicinerete a questo romanzo e lo leggerete vi renderete conto come quelle 550 persone erano di una complessità incredibile. Perché tu venivi a contatto con personalità religiose,
politiche, militari, che avevano uno spessore incredibile rispetto al resto della popolazione. E quindi per questo giovane che arriva qui a Civitavecchia, e poi voglio leggere un brano dell'arrivo delle quattro galere a Civitavecchia, che è splendido, che è cinematografico, ecco, diventa naturale, perché Terenzio è estremamente naturale nei comportamenti, comunicare, è un grandissimo comunicatore, è un grandissimo politico, come diceva Fabrizio. Sulla scrittura, diciamo, un romanzo storico che si colloca veramente in maniera seria all'interno di una linea editoriale importante. La scrittura è lucida, asciutta, periodi brevi, quindi vai oltre il saggio. Tu nella saggistica sei più articolato, hai molti, diciamo, voglia di descrivere in maniera dettagliata. Qui riesci anche a lasciare il non detto, e qui è molto molto bello. Ci sono degli elementi di incertezza dove lui usa la voce off come nel cinema. Non sappiamo se, lui usi varie volte, ma è splendido questo, no? Perché ti collochi al di fuori del saggio. Il saggio sa, accidenti, scrive, afferma. A volte abbiamo sentito anche fra gli storici civitavecchiesi, qua e là, anche fra i grandi, qualche originale idea rispetto al nostro territorio che poi negli anni è stata confutata e via discorrendo. Lui invece qui usa un discorso narrativo, un escamotage. Non sappiamo se. In realtà lui lo sa, e lo sa bene e lo usa con grande sapienza. Però ti affascina. Ti affascina perché ti lascia il non detto. Cioè il romanzo deve lasciare il non detto. Prima scherzavamo, no? Sullo spoiler. C'è qui un giallo, un pezzo giallo. Noi discutevamo ieri con Giovanni, lo leggi o non lo leggi questo pezzo? E io ho detto no, non lo leggo perché voglio che lo scoprano i lettori. Un testamento di cui poi magari parlerà adesso, perché a breve finirò e ti lasceremo la parola con le domande. Quindi c'è giallo, c'è detection, c'è rapporti interpersonali, è un romanzo storico fortemente politico, perché è un romanzo storico che ci racconta anche la fondazione dell'identità di questa città attraverso la religione, attraverso l'unirsi attorno a delle reliquie. È mistico questo romanzo in tratti, è forte. I documenti che tu porti ti scaraventano all'interno di un mondo che non è questo nostro laico, il mondo di questo nostro millennio, ma anche del Novecento. Il mondo del Seicento era un mondo estremamente religioso, era un mondo anche pieno di superstizioni. I documenti che lui ti porta, peraltro in maniera non pesante, ma in maniera molto snella, e qui è stata una faticaccia improba, ritengo, no? Riuscire a portare la documentazione in maniera snella, sono affascinanti. Addirittura a tratti dici, ma perché ci ha messo solo questo pezzetto? Vorrei leggere oltre questa lettera, questo documento, questo fatto. Personaggi storici che diventano personaggi di romanzo, e qui è brevissimo. E in più, il suo inconscio, ecco, qui alzi le mani. Allora, questo è un romanzo junghiano, se a me piace Carl Jung, grande psicologo, allievo di Freud, che parla dell'inconscio collettivo. Tutti noi che viviamo qui abbiamo un pezzo di cromosoma che ci racconta questa nostra terra, ci racconta il fiume Mignone, ci racconta il Marangone, ci racconta il Tirreno, ci racconta le nostre pietre vecchie, ne sono rimaste poche e lui ne ha tirate fuori tante nel tempo, anche facendoci leggere cose scritte importantissime. Quindi noi apparteniamo a questo territorio e siamo junghiani in questo romanzo, perché c'è Giovanni, ma c'è tutta la storia che c'è dietro la tua famiglia. La tua famiglia storica, non soltanto te, Alfio, che voglio ricordare anch'io con grande affetto e con grande ammirazione. C'è la storia di una famiglia che ha permeato questo territorio in maniera culturale tanto, tanto, tanto tempo. E c'è questo in questo romanzo. Io ti ringrazio di questo, perché la storia delle famiglie del nostro territorio sono la storia della nostra comunità. E per cui libri come questo sono in qualche maniera indispensabili per essere civitavecchiesi. E io di questo lo ringrazio. È un libro che quando lo leggerete, lo finirete, lo chiuderete, vi sentirete un po' più civitavecchiesi. E questa è una cosa bellissima. Voglio chiudere soltanto dicendo che sì, è un romanzo di formazione di una città. E quindi è ancora più in qualche maniera forte rispetto a una fondazione storica a cui noi spesso ci appelliamo. Ma la cosa che mi è piaciuta di più è il cercare di capire per quale motivo l'hai scritto. Io dico sempre, no? Sono le storie
a scegliere gli scrittori. Come ti è arrivata addosso, è la prima domanda che ti faccio, questa storia, la storia di Terenzio Colemoni? Mi è venuta tra le mani per motivi d'ufficio, nel senso... Si sente? Giovanni, devi avvicinarti un po' più avanti. Nel senso che dunque, la prima volta che l'ho incontrato è successo nel 98, quando abbiamo costituito l'archivio con una mia allieva che attualmente è una bravissima insegnante e che è anche una bravissima archivista, che si chiama Silvia Bruni. Abbiamo trovato un atto notarile che raccontava proprio in termini notarili il recupero delle reliquie di Santa Fermina. Abbiamo deciso, era proprio contemporaneo alla festa della Santa, quindi succedeva tutto insieme. Avevamo finito l'archivio con un mese d'anticipo. Avevamo questo documento, abbiamo prodotto questo piccolo quaderno che è stato poi distribuito, vedo un'altra alunna che l'ha distribuito senza troppa misura, tanto che non c'è più rimasto niente, e dove c'è tutta quanta la trascrizione, la traduzione, l'operazione poi della collocazione delle reliquie nella cappella. Poi ho chiamato Arnaldo Massarelli, che ha fatto un magnifico disegno acquarellato su questa processione, che però non ho visto nelle raccolte. L'ha fatto per quella volta e poi me ne ha regalato una copia, una ce l'ha lui e una ce l'ho io. E quindi c'è stata questa specie di collaborazione, no? A più mani, e poi è finito perché Fidè è diventato deputato, senatore, non ricordo. Contemporaneamente in quel periodo però io ho fatto qualche altra cosetta, per esempio anche le Terme Taurine, ho lavorato al reperimento di un finanziamento europeo che è stato di 1.700.000.000. Non sono stato invitato dalla nuova giunta, non lo voglio dire perché è una cosa veramente vergognosa, non per me, ma cioè non c'è stato il passaggio di consegne, io volevo passare le consegne. Quindi è stata inaugurata in un altro modo, in termini diciamo non molto scientifici, perché avevamo fatto un lavoro con l'orto botanico, con diciamo, gli elementi più importanti della cultura botanica romana, con l'università, la Sapienza. Io in quel periodo e anche poi successivamente ho sempre cercato di stringere dei rapporti di fiducia e di collaborazione con Roma, perché da soli noi non facciamo niente, non c'è senso. Quindi questa cosa è rimasta là. Poi sono andato in pensione, grazie a Dio, a 40 anni di servizio, compresa l'università, quindi ancora avevo un po' di... È arrivato Kenis. Monsignor Kenis per me è stato... Sono stati 3 anni di gioia, di paradiso. E quindi abbiamo incominciato a far funzionare l'ufficio beni culturali. L'ufficio beni culturali non è uno scherzo, è previsto dal nuovo concordato Stato Chiesa, è l'interfaccia con i beni culturali e ha l'8 per 1000 del territorio. L'8 per 1000 del territorio significa che ogni anno, se l'ufficio funziona, allora aveva circa 350.000 euro per i restauri delle chiese, 13.000 euro per il museo, 13.000 euro per l'archivio, 19.000 euro per altri tipi di intervento. Insomma, io ho fatto il conto che in 15 o 16 anni che ho prestato questo servizio sono riuscito a prendere sempre finanziamenti che assommano a circa 15 milioni.
Cioè la cultura non è vero che non dà da mangiare, bisogna solo far funzionare gli enti che esistono. In quella veste quindi io a un certo punto mi sono dovuto preoccupare della chiesa di San Giovanni perché stava crollando il terrazzo di copertura. Monsignor, il penultimo vescovo, non quello in carica, Marrucci, voleva darla alla comunità di Sant'Egidio che era, si era stabilita a Civitavecchia, e quindi loro hanno avuto fiducia nel lavoro gratuito delle ditte locali, quindi mi hanno fatto perdere 2 anni di tempo. Dopo 2 anni io sono riuscito a prendere il finanziamento e ho dovuto fare la relazione storica sulla chiesa, quindi ho ripreso in mano la vita di questo personaggio, quindi mi è venuto addosso per motivi d'ufficio. Sono rientrato all'archivio, nell'archivio notarile c'erano 2 impiegati del comune molto attenti a queste cose, bravissimi, che io ho ringraziato nel testo e che spero siano presenti, non sono riuscito a mandare tutti gli inviti. Ho avuto la collaborazione della sovrintendenza, quindi abbiamo preso il finanziamento e io sono caduto in questa specie di trappola che sono i documenti di Corlemoni, che nell'archivio notarile saranno un centinaio, alcuni importantissimi, anche da un punto di vista storico, di storia per esempio dell'agricoltura. Vedo che ci sono degli amici di Allumiere, di Dolfa, la tenuta della Maggiorana che ancora esiste è stata fatta da Terenzio Corlemoni, lui ha preso in affitto dalla Camera Apostolica questa vasta tenuta, l'ha affidata a dei lavoratori, c'è tutto l'atto, tutti i nomi eccetera, e quindi da lì è partita un'altra fetta di, diciamo, lotta contro la carestia. Siamo in anni proprio da Promessi Sposi, c'è la carestia, c'è il colera morbus, la peste, ci sono anche gli untori, perché lui alla fine della sua vita, quando sarà un vecchio protagonista, sarà naturalmente attaccato, quella è la parte forse più tragica e più poetica, una specie di Saul che si deve difendere. C'è un documento bellissimo in cui si difende punto per punto, e quindi diciamo che io l'ho ricostruito a Civitavecchia con gli aiuti che ho trovato in archivio, tutta la storia che ha sintetizzato prima anche Fabrizio, della sua carriera come uomo della Camera Apostolica. Cioè la Camera Apostolica era la padrona di Civitavecchia, era quella che l'aveva inventata, che l'aveva poi realizzata in tutti i settori, compreso anche la parte dell'esercito. Lo stemma che avete all'ingresso del secondario del Forte Michelangelo è lo stemma della Camera Apostolica, perché era la Camera Apostolica che provvedeva a quello, provvedeva alle galere, provvedeva all'agricoltura, quindi ai cereali eccetera. Però veniva fuori una storia che era esclusivamente di tipo politico, cioè una specie di piccolo trattato, no? Se non che poi ho avuto la fortuna di entrare nell'archivio dei Cavalieri di Malta, perché sapevo che l'inghippo finale del tradimento che ha subito, per cui la sua volontà è stata fuorviata e la chiesa che si doveva chiamare, lo dico tanto, Santa Maria in Corlemoni o Santa Maria di Corlemoni, prima chiesa fuori le mura, prima edificazione fuori le mura insieme con l'infermeria che i Cavalieri di Malta costruirono nel 500, diventa la chiesa di una commenda, e quindi sapevo che c'erano dei documenti a Roma via Condotti, dove c'è l'archivio dell'Ordine di Malta. Lì ho trovato veramente l'ira di Dio, perché ho trovato una serie di documenti privati, lettere,
cause, maledizioni che si scambiavano tra di loro, per cui ho potuto ritirare fuori tutti quei personaggi, aggiungerne altri e dare a questi personaggi nelle mie possibilità. Io in quel momento mi sono sentito veramente inadeguato, l'ho detto pure a te, se queste carte ce le avesse avute uno scrittore vero sarebbe venuto fuori veramente un bel romanzo. Perché sono carte che ci consegnano poi la dimensione psichica, la dimensione morale, di figura che noi conosciamo soltanto per i contratti, per le cariche, per vicende che sono di tipo alla fine burocratico. E allora ho messo insieme tutto e ho deciso di raccontare una storia. Avendo fatto l'insegnante, ho voluto evitare la pesantezza delle note a piedi di pagina. Mio nipote mi ha rimproverato perché dice: io se voglio sapere allora quali sono le fonti, che cosa devo fare. Ho fatto una scelta. La scelta è stata di raccontare come un romano, però i fatti, i personaggi, le situazioni, gli elementi materiali sono tutti veri, tranne alcuni che ho segnalato in nota. Ho preso qualche piccola licenza, però sono poche cose, che ne so, non ho rinunciato alla bellezza dell'idea che San Juan Battista, che aveva portato i giapponesi a Roma, fosse ormeggiato al porto di Civitavecchia, però l'ho fatto ormeggiare al porto di Civitavecchia perché mi piaceva troppo l'idea che il comandante del presidio e Terenzio Collemodi dessero, diciamo, accoglienza, come si dice in termini, mi ricordo ancora, dessero pratica, però si usa ancora il termine, dessero pratica ai giapponesi. Io ho dato pratica alla prima nave cinese Cita, quando ero vestito in quel modo. E poi qualche altra cosa, per esempio l'infanzia di Ottavia, una cosa, l'infanzia di Ottavia, però è ricostruita sulla base di elementi che verosimili. Ottavia è la seconda moglie di questo personaggio che, diciamo, ricucia un po', arriva giovane, si sposa però a 36 anni con una vedova di una famiglia importante, di una famiglia di origini pisane. Il padre muore, quando muore il padre è adottato dallo zio, lo zio è Francesco Andreotti, che è quello che ha fondato la chiesa di San Francesco, la cattedrale, e da questa vedova ha quattro figli, uno dei quali vive fino all'università, fino all'inizio dell'università della Sapienza. Poi ha un figlio in vecchiaia, una vecchiaia avanzata, adesso non ricordo più perché sono passati gli anni, insomma, diciamo quando aveva più di 60 anni di sicuro, con una giovane adottata che diventa la serva, la sua serva, la serva della sua casa, e che poi diventa sua moglie perché mette al mondo questo figlio che muore anche lui. Quindi, diciamo, avendo avuto la fortuna di incrociare questi dati a Roma, ho fatto la scelta di raccontare il tutto come se fosse un romanzo, senza essere io un romanziere ovviamente, quindi non va aspettare niente di che, e poi ho costretto proprio veramente quasi litigandoci, prima supplicandolo, poi alla fine l'editore, che a me interessava che fosse Cupettino, una mia amica, è un editore serio. Una mia amica mi ha detto che ha fatto una copertina troppo leggera, però io non ho potuto trattare su queste cose. Però lui mi ha messo in un sito che ha segnalato in nota 12 pagine con tutti i riferimenti ai dati archivistici, alla bibliografia, a tutte le cose che normalmente si mettono. Vogliamo sentire la tua voce che dice che non sei un romanziere? Posso leggere un pezzo? Non sono un romanziere. Allora, le quattro galere sono partite e stanno arrivando a Civitavecchia.
insieme raggiunsero il torrente Marangone e Terenzio cessò di osservare i resti della piccola chiesa ai piedi dell'altura su cui si indovinavano le mura di un'antica città quando nitidamente apparvero, oltre l'ultima sporgenza, i bastioni della piazza e la breve campagna racchiusa dal profilo delle colline. Puntarono un torrione della nuova fortezza, quello che prendeva il nome dalla cappella fuori le mura dedicate ai Santi Rocco e Sebastiano, a cui il borgo affidava la difesa dai pericoli della peste. Man mano che si avvicinavano all'antemurale, sempre meglio si distingueva la torre della rocca medievale, la più alta di Civitavecchia. Il segnale di ritorno fu un colpo di cannone esploso dalla fortezza. E lo stendardo esposto, il suono delle campane di Santa Maria, una piccola folla che scendeva al porto. Le galere risposero al saluto, prima di entrare dalla bocca di Ponente e sfilare accanto alla torre del Marzocco, mangiata dall'acqua e dal sale, fino a mostrare agli occhi di Terenzio la struttura interna della scala chiocciola. Quei remi acconigliati varcarono la bocca della Darsena, riquadrata dalle pietre tra gli atri di Tavertino. Salivano le grida dei galeotti e Terenzio si rese conto allora pienamente di quanto fosse lontana la terra di Bonati, desolata ed esposta alle scorrerie degli infedeli. Beh, se non è uno scrittore questo.